ultimo giorno di season, siamo tutti belli carichi per quello che dovrà succedere domani. Si prospetta una bella stagione, si prospettano delle novità e direi anche grazie al cut. Oggi siamo qui per il recappino stagionale, per vedere quali mazzi sono stati più impattanti, secondo il sottoscritto ovviamente, ma anche che tipo di mazzi mi sono piaciuti di più di questa season. Quindi ne abbiamo scelti tre. Perché tre? Perché scelgo io. E fatemi sapere qua sotto quali sono stati i vostri mazzi di questa season e che cosa vi aspettate per domani, per la nuovissima season. Quindi vi lascio al video e buona visione. Ora io direi di partire con ordine. Partiamo dalla terza posizione, dal mazzo che mi è piaciuto relativamente di meno rispetto agli altri due, e poi andiamo a salire mano a mano e ve li spiego anche con tanto di note sarcastiche, però ve lo spiego anche. Il terzo posto è meritatissimo per quanto riguarda il nuovo tipo di archetipo, il nuovo tipo di carta, il nuovo tipo di carta del season pass, ovvero Baron Zemo con il suo 1000, ragazzi, Common League senza... No. Questo è stato un mazzo che sicuramente è stato molto fastidioso all'interno di questa season. Infatti io bestemmiai parecchio, però sicuramente è stato un mazzo molto divertente da giocare all'inizio. Poi a una certa ti rompi anche il cazzo, perché c'è stato anche il Doc Ock. Il Doc Ock io era una carta che non giocavo veramente da parecchio, ma per così tanto tempo, con costanza, capito? Ed è partito anche forte. Facciamoci un game intanto, così possiamo parlare del mazzo in totale libertà. Dicevo, ed è partito anche abbastanza forte, perché c'è stato subito l'innesto di Red Dulk in questa season. Ve lo ricordate che non se lo inculava nessuno e poi è diventato la carta più impattante di questa season, con tanto di nerf, che poi ho rivalutato tantissime carte all'interno di questo mazzo, come per esempio il Pig. Il Pig già gli ha preso la testa da mutante negasonica, vedi? Intanto pure Yondu, cioè la combo Yondu, Baron Zemo, Cable, regà, è qualcosa di allucinante per quanto mi riguarda. Vi ricordate quando c'è stato Kamar-Taj con questo mazzo che lo avevano tutti? Fratello, io ho capito quello che vuoi tu, ho capito che le location sono quello che sono, però possiamo ben capire, questo è un Cerebro 2, gli ho preso Cerebro, Cerebro, no, Baron Zemo, e questo è il giocatore per eccellenza della fascia, no, fratello, Nightcrawler di Kim Giacinto, mi vuoi veramente male. Io penso che darei tutto quello che ho per avere questa variante di Nightcrawler, che non l'ho presa quando mi uscì e quindi adesso sto rosicando. Vabbè, oh, Absorbing Man, no? Absorbing Man che copia Baron Zemo, vediamo se siamo fortunati. Giusto? E poi è vero che questa ca... Bello, Brood? Brood. Va bene, lui ci avrà cosa? Lui ci avrà... Come si chiama? Ci avrà Blue Marvel. Ci avrà Blue Marvel e vuole vincermi il game lui. Allora io posso spostare Nightcrawler sicuramente, potrei fare Cable, potrei fare Red Hulk, io direi di Red Hulk di farlo. Perché credo che lui abbia Shadow King e non abbia Shang. Giusto? Ok, grazie. Anche il Piggy. Va bene. Ora, cosa mi combini? Nightcrawler qui. Nightcrawler qui. Facciamo Cable. Facciamo Shadow King. Esatto, e si ritira perché questo è il mazzo partenopeo. In conclusione direi che è meritatissima la terza posizione per questo mazzo per quanto mi riguarda. Andiamo col prossimo, va, perché c'è poco da dire, perché il 1000 veramente è stato un mazzo che è stato presente dal giorno zero di questa season. Secondo mazzo ovviamente è presente il mazzo con cui ho raggiunto Infinite questa season. Stiamo parlando della rinascita, del trittico, delle meraviglie, tre Kitty, Angela, Elsa Blossom. Mi ricordo che ogni volta che usavo questo mazzo avevo sempre il dubbio se giocare il turno 3 con Hop, con il Elsa Bloodstone, però è veramente forte sto mazzo, che poi ha season in corso, si è aggiunta la gap in questo mazzo. La gap è stata molto rivalutata dal sottoscritto, perché a parte tutto che abbiamo una signorissima variant, poi Red Hulk sempre presente in questo mazzo, perché ovviamente Red Hulk è stato il capostipite di questa season per quanto mi riguarda, non è stato Baron Zemo. È ovviamente un po' nostalgico quell'impronta move, capito? Ed è un mazzo che, se vogliamo, ha parecchi pro, pochi counter secondo me. Ovviamente ci sta, in ogni mazzo che vedrete oggi ci stanno i counter, ok? Io in precedenza al posto della cap forse utilizzavo Miles, se non ricordo male. Però ho rivalutato tantissimo la... Come ho rivalutato il Doc col 1000, ho rivalutato tantissimo la gap con questo mazzo, perché ha salvato parecchie partite all'interno di questa season, questa maledetta. E poi, regà, Angela, Kitty Pryde, Elsa Bloodstone, è un qualcosa di adorabile vederli giocare un'altra volta insieme a queste tre carte.
Sempre Red Hulk, ovviamente 6-13, ovviamente sì, ovviamente Kraven su New York. Io direi di snappare, io direi di snappare perché dobbiamo essere molto soddisfatti di questa cosa. Ora, lui è un junk, quindi mi dovrei aspettare che ne so, tipo un Green Goblin maledetto? No, Storm. Storm è bella. Storm è bella perché abbiamo cose molto interessanti da spostare sull'inondazione, visto che... Abbiamo sicuramente Jeff, abbiamo sicuramente Kitty Pryde, io direi di farli adesso, poi. In questo caso a me piace molto, ma proprio una maniera... Ui, ha un Cerebro ancora lui? Questo è oggi veramente, io ieri ho fatto il video del Cerebro e oggi me lo ritrovo intasato nel meta, molto bene. Ora, io direi... Oh, bella la gap. Bellissima la gap. Gap Jeff. Me ne frego di visione. Non voglio fare visione, voglio far performare la gap. Poi se perdo sti cazzi. Altamente sti cazzi. E poi a chiudere abbiamo Red Hulk e Kitty Pryde. Vediamo. Cerebro? Ok. Ora, noi non ci abbiamo carte per... esatto. Triplo Cerebro farà il ragazzo, sono sicuro di sta roba. Perché se lui c'ha anche la mistica, fa veramente un botto di punti. Però non so se basta, sai, non so se basta in tutto ciò. Qui potrebbe fare Shadow King lui, per annichilirmi Angela. Quindi io potrei fare Kitty Pryde. Lascio Jeff qui. Lascio tutto in mani a Red Hulk. Anzi, sai che facciamo? Buttiamo Jeff qui, va. Buttiamo Jeff qui. Tanto abbiamo la K che si sposta volendo. Esatto, era molto scontata come roba. Olè. E c'è la K che si sposta. C'è la K che si sposta e ci fa permettere di vincere il game, no? Lì. Dai, regà, quanto è bella la K. Quanto è bella la K. Quanti sono belli sti 8 cubi presi e portati a casa così, senza senso. GG, my man, GG. Andiamo col prossimo mazzo. E questo è quello che ha performato di più, secondo me. Oh, che comunque il livello del pass è 99, regà. Cos'è il pass di Fortnite? E sti cazzi, in serio non l'avevo mai vista la con le wing The Nip. Bello, molto bello, così mi tolgo quella maledetta pixel. E ora è arrivato il momento di vedere il mazzo che secondo il sottoscritto, anche perché è stata cercata una carta in questo mazzo presente da così tanto tempo, che me l'ha fatto mettere proprio in prima posizione perché veramente è stato impattante. Da quando l'ho presa io non ho mai smesso di giocarla. Stiamo parlando ovviamente del gianchino, con Cannonball senza Annihilus, attenzione. Ci sono state molte versioni del mazzo. Abbiamo visto la combo con White Widow Electra. Abbiamo visto anche il pacco Junk con Annihilus, Sentry e The Hood. Però il mazzo per eccellenza direi che è questo qui. Con Ravonna che ci sconta il nostro Goblin, con Ravonna che ci sconta il nostro Profix. E direi, aspetta un attimo, invece di Green Goblin io preferisco Goblin. Perché Green Goblin è vero che ce l'abbiamo due. Ok, però noi andremo sempre a fare White Widow, Titania, ok? O Goblin mi piace di più in questo mazzo. Raga, c'è poco da fare, a me questa season mi ha veramente distrutto con questo mazzo, perché l'ho utilizzato veramente tanto. Penso che è stata una delle mie carte preferite Cannonball, perché dovete sapere che Cannonball io l'avevo valutato come una merda. Ma penso come a tutti quando uscì, no? Perché si pensava fosse una vera carta che serviva al move, ma in realtà non è servita un cazzo di niente al move. Quindi Deadpool con Valle della Mano, ovviamente molto bella questa cosa. Intanto facciamo Ravonna. Io direi di fare Ravonna subito. C'abbiamo un Red Hulk 5-9. Che mai non fa? Ragazzo, ma tu come ti presenti un Wolverine Pixel? Ma scusami. Ah, Big House. I uglioni. Lui andrà a distruggere adesso. Allora, io sono contento che lui va a distruggere. Io sono contento di questa roba. Possiamo fare White Widow più Titania. E poi fare il prof in mezzo. Giusto? Ok, perfetto. Olè. Lui fa Deadlock sperando che Wolverine non gli vada dove penso io.
ovvero in mezzo, perché potrebbe essere complicata la situazione, visto che lui poi andrà a prendere la prio. Perfetto, lui c'ha la prio ugualmente. C'ha la prio, ma io devo rischiarla a fa' sta roba. Io devo rischiarla a fa' sta roba, raga. Perché io devo chiudergli i valli della mano. Bello così. Sì, sì. Guarda, se Wolverine mi va in mezzo adesso, visto che... No, va bene. Ok, però noi abbiamo già chiuso una location. Abbiamo già chiuso una location, ce la portiamo a casa. Adesso possiamo fare anche il dock per quanto mi riguarda. Tipo il dock qui, gli buttiamo tutte le carte in mezzo. E poi vediamo. Oddio, oppure anche un Goblin potrebbe essere una bella cosa. Noi non ci abbiamo Shang in questo mazzo, quindi non lo so quanto il dock potrebbe performare qui. Però, metti che prende prima Krull e poi Carnage. Io potrei godere. Nova, Deadpool, Killmonger. Ok. Va bene. Ora, mettimi delle carte molto belle. Mettimi le carte molto belle. Ti immagini veramente Krull e poi Carnage. Potrei godere. Lì. Lì. Vabbè, abbiamo vinto. Abbiamo vinto, scusami. Abbiamo vinto. Eccolo qui. Lì. Beh, non so come possa lui vincere questo game. Sabretooth, Hulkbuster. E noi vinciamo. Sempre grazie a Red Hulk. Cannonball. Vabbè, questa volta via. E vi posso dire che il Destroy è la vittima preferita del Pro Picks. Fatemi sapere qui sotto quali sono stati i mazzi che più vi sono piaciuti all'interno di questa season. E vi ricordo che domani uscirà un video inerente a tutta la season che ci aspetterà. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella lì.